Hello everyone, eccomi qui a fare un video che non mi fa piacere fare, ecco, che non avrei mai voluto fare, però io e Brian abbiamo deciso che è il momento di condividere almeno la notizia con voi, che ci siete sempre stati vicino e che avete vissuto con noi tutta la nostra storia. Il titolo in realtà parla da sé e io in questo video non voglio scendere nei dettagli, anche perché ormai, se mi conoscete, già lo sapete, io odio commuovermi, tipo, non riesco a commuovermi davanti ad altre persone molto facilmente e non mi sono scritta niente, quindi in realtà stavo così per casa tra una lezione all'altra, ho detto: senti, dobbiamo far uscire questo video la prossima settimana? Basta, lo faccio, dico quello che mi viene e va bene così. Io so che voi già lo immaginavate, perché negli ultimi mesi non ci avete mai visto in un video insieme, né su Instagram, né su delle storie, eccetera, eccetera. Quindi è un po' che questa cosa va avanti, però forse non mi sentivo pronta a parlarne. Anche adesso sono tipo, oddio, che cosa devo dire? Non voglio dire troppo, ragazzi. Voglio dire sicuramente che se voi siete su questo canale perché siete miei follower e mi volete bene e ci tenete a me, voglio solo assicurarmi che non andiate a mandare messaggi di odio sul canale di Brian o neanche di odio, solo messaggi brutti perché è un periodo difficile per tutti e due, per me e per lui, quindi non voglio che ci siano messaggi di odio, per favore. Spero anche dall'altra parte. Una seconda cosa che vi voglio dire è che io e Brian siamo ancora amici, parliamo spesso. Ci supportiamo, non c'è stato nulla di eclatante che ci ha fatto separare. Ci sono due persone che si vogliono molto bene, molto molto bene, che hanno deciso di non passare tutta la vita insieme. Noi quando ci siamo sposati sapevamo che era un po' un azzardo, non stavamo insieme da tantissimo, le cose sono state fatte un po' velocemente, anche per problemi logistici. E non è andata come speravamo. Io so che da fuori è facile farsi un'idea e giudicare. Vi chiedo di non farlo. Vi chiedo di continuare a supportarci come avete fatto finora, anche se in questo momento non siamo più insieme. Oh, mamma mia. Però vi volevamo comunque tenere nel loop. Non siamo più insieme, ma sì, ci sentiamo, siamo ancora in buonissimi rapporti. Io sono rimasta in Italia. Aspetto di viaggiare in Giappone appena riaprirà. Brian ha deciso di ritornare a Denver, che è la città in cui è nato e cresciuto praticamente. Vabbè, della parte di Brian vi parlerà lui e sicuramente ha un po' più di novità rispetto a me. Io in realtà sono rimasta qui, a casa. Magari volete sapere come sto? Per me è difficilissimo aprirmi, cioè io non lo faccio con familiari e amici, è difficile farlo pubblicamente, non ce la faccio ragazzi. Comunque, ups and downs, io vado tipo a pacchetti di 4 giorni, 4 giorni sto meglio, 4 giorni sto un po' peggio, poi di nuovo meglio. Beh, è normale, insomma. Vedremo. Non so cosa ho detto tutto quello che volevo dire, se sono risultata superficiale. In realtà io ho un rigoglioso mondo interiore. Non riesco, cioè se mi conosci bene, magari mi riesci a leggere, ma io non riesco tanto a esternare molte emozioni, specialmente le emozioni negative. Quindi, beh, io la smetto qui, mi sembra che sto andando avanti e non sto dicendo niente. Io continuerò a fare video, a vloggare, questo non è la fine dei miei giorni su YouTube, quindi ci saranno novità, spero. Magari mi sentirò in futuro, ci sentiremo io e Brian quando parleremo di approfondire di più l'argomento. Forse no, se non ce la sentiremo, non ce la sentiremo. Basta, la devo smettere, non riesco a parlare. Ragazzi, grazie di aver guardato. Mi raccomando, la prima cosa che vi ho detto, non lasciate commenti negativi sotto il video di Brian. È un periodo difficile, è un periodo delicato dove ci sentiamo molto vulnerabili, molto esposti e quindi se avete voglia di lasciare un commento, datecelo positivo, sia a me che a lui, per favore. Grazie mille.